Ed ecco qua il mio disegno. Wow! Ragazzi, un applauso perché... No, è venuto bene alla fine. Attenzione. Ok, ci siamo. Bello, per ora mi piace tantissimo, guardate. Oh, ma con la mano! La mano, guardate! La mano! Io comunque non ho mai visto in una sfida Molly così impegnato. Sono super concentrato. Completa il disegno per vincere 100 euro. Ciao a tutti ragazzi, siete carichi? Io sì, perché Molly mi ha fatto assaggiare un pochettino del suo caffè e io non sono abituata a bere il caffè perché non lo bevo mai. E quindi oggi sono carichissima. Ecco l'effetto della caffeina sulla Rally. Carichissima per vincere 100 euro. Ok. 100 euro! Con calma. Con 100 euro non si può fare il giochino, va bene, ok. Allora ragazzi, oggi video incredibile. Chi riuscirà a completare la sfida vincerà 100 euro. Secondo voi sarà Molly o Rebby? Allora ragazzi, qua davanti a noi ci sono quattro disegni. C'è Super Mario, c'è Huggy Wuggy, c'è Ansia di Inside Out 2 e c'è SpongeBob. Perché mi avete insegnato che si dice SpongeBob, vero? E non SpongeBob. Eh sì. E comunque è una frittata, non è una spugna. È una spugna. Vabbè, detto questo, io e Molly adesso tireremo il dado e chi farà il numero più alto inizierà a disegnare SpongeBob. Ok, va bene. Quindi dovremo completarlo bene. L'altra metà, L'altra metà. Perché una è già disegnata effettivamente. Esatto, e chi la farà meglio vincerà i 100 euro. Sì, ovviamente sono quattro disegni, quindi due io, due te. Esatto, quindi adesso vediamo chi disegnerà SpongeBob. Sei pronto? Vai, tira il dado. Oh! Wow! Attenzione, dai, che lo guarda che non so se è meglio sì, per te o per me. Vabbè, SpongeBob era facile da disegnare. Ma anche gli altri. Quindi SpongeBob lo disegni te? Vabbè, dai, tiriamo comunque. Ma cosa tiri? Ho fatto uno. Cioè, a meno che tu non... Oh, attenzione. Ritiriamo. Attenzione. Oh, piano, piano, che spacchiamo tutto. Oh. Le mie ciabatte! 5. Ok. Vai Rebby, tira te. Posso fare solo 6 per vincere SpongeBob. Vado, Vai. Attenzione. Vabbè, destino. Ragazzi, è incredibile. Devo disegnare SpongeBob. E non volevi nemmeno farmi tirare. È vero, hai ragione. Vedi a volte il destino. Ok, ragazzi. Allora, mollettina. Leghiamo i capelli. Mollettina bisogna... o mollettina? Mollettina. Perché bisogna impegnarsi, ragazzi. Cioè, devo vincere 100 euro. Con 100 euro posso comprare quasi 100 gelati. Effettivamente. Ok, allora. Comunque non puoi cancellare, non puoi fare errori. Allora, fammi concentrare. Comunque io stavo pensando di prendere al posto di questo gigante il nero, questo qui, vedi? Perché le linee grazie sono per un il po' consiglio più... per dopo. Allora, iniziamo. È difficile. È la prima volta che proviamo a completare i disegni, allora, effettivamente. Sembra, ma non è facile, Allora. Ma, sei un po' più grande. Oh, cosa vuoi? SpongeBob. Allora, per ora sembra un gran disegno. Vogliamo stare zitti, per favore, non gufare. Ma non posso dire niente. Allora, ok, allora. Brava. È speculare. Vabbè, un disegno speculare. La parte più semplice. Ma cosa vuoi? È speculare, sono tutti speculari. Allora, guarda un po', Speculari perché c'entra lo spec? No, perché c'entra lo specchio, capito? Allora, ma basta! Mi devo concentrare! Ti ricordo che abbiamo massimo 5 minuti a testa. Guarda questa cosa che è molto divertente. Potevi farlo diverso. Ma cosa vuoi? Se avevi il coraggio, facevi totalmente un altro disegno migliorato. E io invece non ho coraggio. Oh, per ora stai andando alla grande. Infatti, se non mi disturbi, vedi, andrò alla grande. Attenzione. Ah, io l'occhio più piccolo. Attenzione, non è vero? Non è vero? È perfetto! È perfetto, ma chi sono? Brava. Chi sono? Giotto! Giotto! Adesso non esageriamo, eh? Ecco fatto. Cioè, guardate, comunque SpongeBob, ovviamente, il disegno più sì, semplice. Cioè, un minuto fa tirava il dado e diceva... Dicevi che era difficile. Allora, comunque sia per ora la Rebby sta andando molto bene. Guarda che sai già che colori scegliere? Molly. Disturbiamolo un po'. Molly. Se mi disturbi... Non ti disturbo. Sarà meglio.
Sta andando bene con lo sponge. Guardalo! Comunque, Rebby, guardalo! Vorrei far vedere che questa volta abbiamo messo una protezione, perché l'ultima... Oh. Mi hai alzato la copertina mentre stavo facendo i buchi. Scusa, alla frittata. L'ultima volta avevamo sporcato la tovaglia, ma per sicurezza c'è questa adesso. Ma guarda che bel disegno. Allora mi manca il pezzettino delle guanciotte. Guarda qui, sono cicciotte queste guanciotte. Cicciotta guanciotta. Uno, due, tre. Ok, sta venendo, eh. Non ci credo, ha sbagliato il verso delle scarpe. No, ma non è vero. Ha ma... copiato uguale identico lì, ma in verità era dall'altra ma parte. Ma non è vero, perché SpongeBob può anche essere girato no, da questa parte. No, è Spilenco. Non è vero, guarda, che secondo me se lo cerchiamo è ma così, è storto. Non è storto. Mamma mia, ma che errore da principiante. Allora, bisogna... I 100 euro sono già miei. No, no, ma cosa stai dicendo? Qualcuno ha sbagliato la manica, hai colorato la manica, sono punti meno. Sono punti meglio. È stato un errore. È stato comunque... un errore. Oh, guarda che giallo brutto. Questo giallo non ce l'abbiamo uguale. La pelle è anche quella. Oh, ce la finiamo! È venuto benissimo il mio disegno, guarda. Sì, è venuto veramente bene. Guarda che... Sì. No, dai ragazzi, ammettiamo che è un gran bel disegno. Manca pochissimo. SpongeBob che non è stato al mare, SpongeBob che è abbronzato. Esatto. 3, 2... Uno, da lontano è bellissimo. Dai, come da lontano? No, non ho finito, manca un dettaglietto qui. Ecco qua. Cos'è che hai detto? Muoviti, che dai. Cos'è che mancava Remy? Comunque ci sono. Mancava Remy. Comunque adesso... ci sono due cose sbagliate nel disegno. No. È perché sì. Ho voluto fare un trova le differenze. Ma che trova le differenze? Allora, guarda, ho sbagliato solo quella lì, per il resto è tutto perfetto. Allora, ha sbagliato. No. Il piede. Ma no, può essere semplicemente la manica. Scusate. No, scusate niente. No. Questo è lo SpongeBob della Sì. No, non si riesce. Lo SpongeBob della Rebby era bellissimo, peccato i due dettagli. Allora, non è vero, lo SpongeBob della Rebby è bellissimo, punto. Adesso andiamo avanti con il prossimo disegno, perché poi voi, proprio voi, dovrete votare chi l'ha fatto meglio. Tireremo il dado per ansia. Se ovviamente viene un'altra volta la Rebby, io dovrò fare gli altri due alla fine. Oh mamma, no, no, ansia non la voglio fare, è difficile. Ansia, quindi... È difficile, cioè, mi basta SpongeBob che è venuto una meraviglia. Vero Molly? Tiriamo un dado. Dai, poi te, se vuoi te lo cedo Molly. No. Vuoi fare ansia? Ansia è difficilissimo. Ansia è difficilissimo. Due. No, no. Aspetta, mi ero dimenticato una cosa. Dobbiamo dar da mangiare. È vero. Lo dovevamo far vedere nel video. Dobbiamo dar da mangiare a Red. Ehi Red, tutto bene? Guardate che carino il nostro piccolo Red. Vieni Red. Aveva fame Red. Tieni, un po' sta di mangiando fame. Guardate come mangia. Tieni Red. Buono. Ne hai messo ancora quello che aveva prima, l'ha lasciato perdere. Adesso lo mangia, Vai Red, buon appetito. Buon appetito Red. Ok, allora, il dado. No. Allora ragazzi, prima volta nella storia di Rebby e Molly che Rebby vuole fare uno. Uno, 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 ti prego. Uno, 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 uno. Uno. Non ci posso credere. Quindi tu devi disegnare ansia. Bisognerà disegnare ansia. Che ansia disegnare ansia? Tosta. C'hai un po' d'ansia a disegnare ansia? Ho un po' d'ansia. Allora ragazzi, bene, adesso, visto che Molly mi ha dato fastidio prima, io gli darò fastidio adesso. No, 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 non vale. Sono brava, sono brava. Non iniziamo subito così. Vediamo un po' ragazzi, Molly, se riuscirà a disegnare ansia senza ansia. Non è facile per niente. Già il sopracciglio mi sembra un pelino diverso. Stai tranquilla. Guardali come sono belli quei 100 euro che vincerò. Allora, guardate come è concentrato. Sono concentratissimo. Non parlo neanche più. Non posso perdere. Wow, allora l'occhietto l'ha fatto molto bene. Allora così, vai. Poi attenzione. Attenzione, ha sbagliato. La faccia un po' diversa, dai. No, non vale, doveva essere speculare. Ma è speculare, speculare. Mamma mia, che brutto! Mamma mia, che errore qua! È speculare! Ok, va bene, va bene. No, va bene, va bene. Attenzione, potrebbe ancora
creare qualcosa di bello, perché di solito Molly, bisogna ammettere che Molly è molto bravo a disegnare, più bravo della Rabby di solito, di poco, dai. Anche se Ozzy ma a copiare lei è più brava. Ma non è copiare, è fare un disegno speculare, che abbiamo imparato tutti che vuol dire a specchio. Fantastico. Vai Molly, vai, se la stai facendo. Mi stai sconcentrando tantissimo. Ok, va bene, non parlo più. No, puoi parlare. Allora, non è male, eh? Non è male per niente. Va bene, andiamo avanti, dai, forza. Forza, coloriamo per bene. Ma che accento è quello? Non lo so, volevo provare. Ed ecco qua il mio disegno. Wow! Ragazzi, un applauso, perché no, è venuto bene alla fine, eh? Allora, infatti sembrava che qua avessi fatto un errore incredibile, ma alla fine non sembra nemmeno che ci sia. Allora, ha sbagliato solo questo. No, non ho sbagliato. Cosa fai? Però allungato, Molly. Ah, manca Molly. Te l'hai fatto di là. Cosa copi? Guardate come copi, è un copione. Io l'avrei fatto di là, però copiamo la Rabby. Allora, ecco, ragazzi, qua. Per ora. Intanto per ora. Per ora. Li a confronto. Due errori e uno. No, ma a casa due errori. Qual è il secondo? Scusa. Il secondo è questo. No. Sì, è un errore. È un errore. Comunque, ragazzi, per ora abbiamo ansia di Molly e SpongeBob di Rabby. Allora. Adesso dobbiamo giocarci. Prendiamo Super Mario. Attenzione, Super Mario. No, Super Mario è. Difficilino Super Mario. Aspetta, di vedere Huggy Wuggy. Sei pronto di tirare il dado? Sei Rabby? Vai! Aiuto! Vai! 4. Diciamo metà. Ti avviso, Huggy Wuggy è il più difficile. Ecco. Ragazzi, devo assolutamente fare più di 4, altrimenti mi tocca Huggy Wuggy. Proviamo questa tecnica infallibile. Non rompere tutto! Adesso 5, 6, 6, 6, 5, 5, 6, 6, 6, 5, 5, 6, 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
altro sì, perché le scarpe le ha dritte, quindi questa volta non facciamo danni. Però guarda che non è così facile, cioè, infatti Mario non è così sembra facile. Ma alla fine Aggie Waggie forse anche più facile. Allora, attenzione. Sentite già come è concentrata. Dai, oh, non mi far sconcentrare. Guardate, voglio vedere la faccia della Revi. Guardate come è concentrata da qua. Oh mamma, ragazzi, qua ci mette male. Forza Revi, dai. Allora, così. Oh mamma mia, cosa sta facendo? Sto facendo un disastro. Ecco fatto. Cosa che ho fatto? Allora. Aia. No. È in difficoltà. Sta andando benissimo. E all'inizio devo dire non è così semplice. Sembra, ma non è semplice. Il nasone di Mario. Allora, attenzione, perché qua i baffoni. Potrebbe essere un problema, i baffoni. Te la smetti? Allora, se mi sconcentri perdi un punto. No, eh? No, non faccio niente. Sì, se mi sconcentri non faccio niente. Ok, attenzione. Mamma, vabbè, ragazzi, qui è facile per ora. Mamma, ragazzi, che paura. Che paura, i miei 100 euro sono a rischio. Ragazzi, ma i baffi erano marroni. Ma Super dici? Mario, guardate, ma ha i baffi marroni e li ha fatti neri, li ha fatti cosa scuri. Stai dicendo? Già un errore. Ma non è vero, ma cosa dici? Sì, allora, già un errore. Oh, oh, forse ho fatto adesso oh un errore. Allora, piano. La M è un altro errore. Basta di sconcentrarmi. Cos'è quel cosino sopra la M? Allora, un occhietto. Vabbè, dai. Cosa? Ma cosa? Wow! Devo dire comunque, siamo abbastanza bravi, eh? A ricopiare i disegni. Attenzione. Ok, ci siamo. Bello, per ora mi piace tantissimo, guardate. Oh, ma con la mano! La mano, guardate! La mano! Un disastro! No! Aveva il pugno chiuso qui. Oh, mamma mia. Allora. Cosa è successo, Mario? Ascolta, Mario è un po'... Che facevi la pelle gialla. Un bottone. Allora, con calma. Ragazzi. Con calma, ragazzi. Cosa? No, niente. Guarda. Tanto ho già vinto i soldi. Ma cosa hai già vinto i soldi? Guarda che qua Mario sta venendo un capolavoro. Sì, dai. Dai, carino Mario, su ragazzi, che cosa ne pensate del mio Mario? Ehi, Mario, Revi, questa mano è proprio bella.
bella, eh. Allora, se sembra carta, forbici e sasso. Se la finiamo. Carta, forbici, cioè. Se la finiamo. Peccato veramente per quell'errore da principiante. E per i baffi, cioè, da un lato li crescono marroni e da un lato neri. Perché devi criticare il mio disegno che è fantastico? Sei invidioso di Mario di Rebbe. Vediamolo un po'. Anzi, dovrei dire. Allora, molto bello, ma. Cosa c'è di male? Le scarpe di un altro colore. Diciamo che si è appena fatto l'anestesia a un dente perché avevo la carie, quindi io... Non lo so, cioè, boh ragazzi, dite voi. Ma potrei perdere. Infatti adesso, diciamo adesso qua il fenomeno. Ah, ma fenomeno è più difficile, guarda sto pelosone. È stata equa questa sfida, cioè per ora è stata equa. Adesso... Adesso il gioco si fa duro, ma quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Let's go, andiamo. Vai. My name is Frankie. Tutto bene? Ragazzi, Molly sta impazzendo. Vai, forse allora, sarà la tensione della sfida. Allora, adesso non sto zitta, perché tu non sei stato zitto mentre io facevo il mio disegno. Guarda che mi hai baffi. Fa quello che vuoi, Rebby. Non mi importa. Attenzione. C'è tensione nell'aria. No. Guardate ragazzi quanto si sta impegnando, eh. È tutto ok. Sta proprio impegnando. Cioè, il mio Mario con la sua caramella in bocca sta fissando questa cosa perché... E che ha paura, eh? Ho paura, sì. È tutto ok, ok. Come si sta impegnando? Silenzio, my name is Aggie. Aggie. Aggie, Wangie. Ok. Okay. Cioè, qui c'è concentrazione, eh? Guardatelo quanto si sta impegnando. Così. La parte facile è andata. No, infatti, te lo volevo dire. Manca il fiocchettino e poi la parte facile è finita, eh. Fiocchettino. Guardate. Oh, ma lo stai facendo alla perfezione, eh? Allora, se va bene questo, ho vinto a mani basse. Fino adesso, ragazzi, molto molto bene, direi. È molto bene. Molto molto bene, ma... Attenzione ragazzi, qua potrebbe essere la fine. Invece no. Wow, cioè ragazzi, ma che spettacolo, cosa sta succedendo? Un fenomeno. Lo chiamavano un disegnatore nato. Qua cosa? Si potrebbe essere. No, non mi sconcentrare. Problemi. No, ma che problemi? Per ora è tutto ok. Ragazzi, sta facendo davvero un bel disegno, direi. Allora, eh? Così. Cos'ha? C'è un po' quel braccettino un po' più cicciottello del normale. Un attimo. Non ho mica finito. Guardate, io comunque non ho mai visto in una sfida Molly così impegnato. Sono super concentrato. Attenzione, quei 100 euro saranno miei. Ma che sono tuoi? Ma stai vedendo cosa sto facendo? Guarda che saranno. Guarda, pure le zanzare ci guarda si mettono. Guarda che saranno i fan a votare, eh? Quindi ragazzi, proprio voi. Signori fan, ho vinto io mani basse. Signore e signore, ancora può sbagliare tutti i colori, eh? Ma può sbagliare. Tipo potresti fare anche Rebby. Verde, Rebby. La faccia gialla, cioè, guarda che roba. Uno Yeti. Ma è uscito dal gioco. Questa zampa mi sembra un pochettino più cicciotta. Ma cosa? Cioè, perfetto. La Rebby ha paura, ovviamente deve dire così. No, è carino, bisogna dire è che carino, è carino. Fantastico. È carino. Vai, altro inizia carino. A colorare. Wow, ma guarda che roba. Cioè, guarda, lo stesso rosso. Ragazzi, davvero, sta facendo... Un capolavoro? Vabbè. Sentite che la Rebby ha paura. Capolavoro adesso, non esageriamo. Ha già capito che ha perso. Allora, il rosso non serve più. Attenzione. Facciamo il giallo. Ok, oh, Alt ha sbagliato la tonalità di giallo. Ma allora te prima. Qua è come SpongeBob, come SpongeBob. Dicevi a me, ma anche te. No, va bene. Peccato che non usando il super pennarello booster sbava un po'. Infatti sì, bisogna ammettere che il nostro super booster pennarello funziona. È tanta roba, funziona, è tanta allora roba, qua sì. Facciamo una prova. Stai facendo... Non si può. Guarda stare. Che fa le prove del colore. No, vaso le prove. No, questa. No, qui è barare.
Questo è palesemente barato. Le sta inventando tutte. Ma non è vero, ma, sì, ma ragazzi, ma diteglielo anche voi. Ma non ho cambiato colore, quindi effettivamente. Va bene. Tanto guarda che dovranno votare 4 disegni, non uno, eh. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Manca il fiocchettino e la bocca. E la bocca. Bello, bello. Mamma allora, bisogna mia. Essere onesti. Sei stato molto bravo a fare questo disegno. Vabbè, direi. E mi gioco anche la vittoria. Umile. L'umiltà è una caratteristica che contraddistingue il nostro Molly. Voilà! Allora, fa vedere. Molly, dai, facci vedere. Mamma mia. E voilà! Bello! Bello, ragazzi, molto bello. Sì, direi che sei stato molto bravo. Sì. Quindi Molly, sì, e Rebby. Allora, è stata brava anche la Rebby, però sappiamo allora, tutti. No! E questi soldi, allora, questi soldi sono di Molly. No! Fermo! Vabbè ragazzi, Molly ha deciso da solo che è il vincitore di In effetti è stato molto bravo, bisogna ammetterlo. Però anche i miei disegni non erano male, vero ragazzi? Scrivetemelo qua sotto nei commentini. E voi comunque votate, perché se alla fine andiamo a rileggere un giorno e viene fuori che ci sono più voti per i miei, mi andrò a riprendere i 100 euro. Ci vediamo al prossimo video, ciao!